Dimettiti! No, sei tu che devi dimetterti. No. Non si è ancora arrivati al botta e risposta diretto, ma nella vicenda Siri Raggi manca davvero solo quello. Prima è arrivata la notizia che il sottosegretario leghista Armando Siri era indagato per corruzione. Avrebbe incassato tangenti per favorire un imprenditore in odore di mafia. E subito l'anima grillina di governo, per bocca niente di meno che di Luigi Di Maio, ne ha chiesto la testa, ovvero le dimissioni. Poi a stretto giro si è saputo che la sindaca grillina Virginia Raggi avrebbe fatto pressioni sui vertici AMA per modificare il bilancio. O almeno questa sarebbe la tesi sostenuta dall'ex presidente e amministratore AMA Lorenzo Bagnacani, che ha presentato niente poco di meno che un esposto in procura. E così è stata la volta dell'altra metà del governo, quella verde, rappresentata dalla Lega, di chiedere le dimissioni della sindaca Raggi. Per ora l'uno, cioè Siri, e l'altra, cioè la Raggi, restano al loro posto e sulla loro poltrona, in attesa forse di vedere chi cederà per primo. A metà tra il sacro "chi è senza peccato scagli la prima pietra" e il profano "commissario Bellachioma", interpretato da Lino Banfi in "Vai avanti tu", che a me viene da ridere, il canovaccio interpretato nel convulso giovedì prepasquale dal governo, lascia sempre più scoperte le distanze che separano le due metà del governo. Prontissimi leghisti e grillini a chiedere le dimissioni dell'esponente alleato finito nello scandalo quello del giorno. Altrettanto rapidi a difendere e a spada tratta l'amico del loro partito, finito a sua volta sulla graticola. Nulla o poco di nuovo se pensiamo che i 5 Stelle da anni difendono da inchieste e avvisi di garanzia la loro sindaca. L'hanno difesa quando era accusata di aver promosso amici e l'hanno difesa quando l'ex presidente dell'Assemblea Capitolina è finito schiacciato da accuse pesantissime. Il Movimento e soprattutto Luigi Di Maio, che oltre ad essere vice premier e capo politico è anche il primo sponsor della sindaca Virginia Raggi, e non l'ha mai scaricata. A volte, vedendo riconosciute le loro ragioni e la buona fede della Raggi, altre facendo buon viso a cattivo gioco. E niente di nuovo anche nella casa verde della Lega, ben nota per essere più che garantista, specie quando si tratta di se stessa, tanto in vicende lontanissime da decidere di non querelare e non costituirsi parte civile in un procedimento, salvando così lo storico segretario Umberto Bossi. Nella storia dei 49 milioni che in qualche modo si sono intascati. Niente di nuovo allora, se non fosse che i due litiganti in questo caso sono al governo insieme. Sono le due metà dell'esecutivo e due contraenti di un contratto dal dubbio valore legale, ma dal continuamente richiamato valore simbolico. Insieme stanno alla guida del paese e insieme stanno nelle stanze dei bottoni da divisi come veri avversari quando si tratta di chiedere dimissioni l'uno degli altri. Sottosegretario Siri avrà davvero incassato mazzette per favorire imprenditori in odore di mafia? Forse sì e forse no. Per stabilirlo c'è la magistratura, ma sarebbe cosa logica
che il governo difendesse o scaricasse il suo sottosegretario in modo compatto. Invece il ministro Toninelli gli ha ritirato le deleghe, mentre l'altro ministro, Matteo Salvini, gli ha rinnovato la fiducia. La Raggi, è vero, non fa direttamente parte dell'esecutivo, ma è quasi altrettanto grottesco che un vice premier, Di Maio, la difenda, mentre l'altro, Salvini, l'attacchi frontalmente, sottolineando che la capitale non è mai stata, secondo lui, in simili condizioni. Esternazioni bollate nei giorni scorsi, queste, come da campagna elettorale. Mezzo governo chiede al sottosegretario di lasciare il suo posto e l'altra metà lo difende. La prima metà, però, nello stesso tempo fa da scudo alla sua sindaca, che è a sua volta attaccata dalla seconda metà dello stesso governo. Insomma, un bel casotto. Loro intanto resistono e sembra quasi che dicano: dimettiti tu per primo, che a me viene da ridere. Grazie a tutti e alla prossima.